Allora, veniamo invece all'analisi del voto di domenica, nello specifico il voto sul referendum. Gli italiani, 7 italiani su 10 hanno, fatemelo dire in modo un po' così, hanno sputato in un occhio, come direbbe Totò, gli sputo in un occhio ai politici. Ma non è detto che questo sia un vantaggio per il cittadino. Secondo Daniele Scalea si è creata una situazione di grande squilibrio, proprio magari seguendo le indicazioni di chi pensava, no? Agli americani, agli Stati Uniti. Ci sono più parlamentari in Italia che negli Stati Uniti, però negli Stati Uniti ci sono altre cose che in Italia non c'erano prima e per il momento non ci sono neanche dopo il voto. Daniele Scalea, presidente del Centro Machiavelli, Centro Studi Machiavelli, lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto, presidente. Grazie per Luigi, buongiorno. E allora, io parto proprio dal tuo editoriale. Soprattutto io consiglio, se andate su centromachiavelli.com, lo potete leggere. A parte che adesso c'è Daniele e spiega lui, vi dice lui. Però leggendolo con attenzione, poi andate alle ultime 7-8 righe, io credo che andrebbero veramente stampate e ricordate, perché quello che indica Daniele sarebbe stato un motivo per, non vo per votare no al referendum, ma ormai diciamo latte versato. E ci sono indicate le motivazioni, gli obiettivi per chiedere a chi fa politica cose che sono molto importanti per la democrazia. Altrimenti avremo, come dice Daniele, e non da oggi, la tecnocrazia ormai in casa. Prego, Presidente, a te la parola. Beh, il nostro centro studi ha preso posizione per il no prima del referendum, questo per una serie di ragioni, pur comprendendo le ragioni di chi ha votato sì, però ecco, la tua sintesi delle motivazioni, quindi lo sputo nell'occhio al politico, credo sia veramente calzante, nel senso che penso la maggior parte di chi ha votato sì l'ha fatto. Prima di tutto come motto di protesta verso una classe politica, e questo va ammesso, non ha dato negli ultimi anni sempre una grande prova di sé, quindi casi di trasformismo, piuttosto che casi di corruzione, piuttosto che casi di incompetenza che si sono osservati in politica, hanno motivato molti a scegliere di appoggiare questo taglio dei parlamentari. Questa credo sia l'unica motivazione realmente ipotizzabile, perché quella del risparmio, lo sappiamo, l'hanno detto in tanti, è alla fin fine quasi illusoria, nel senso che è il famoso caffè all'anno. Tra l'altro, se ci aggiungiamo che i grillini, nel mentre che promuovono questo referendum per tagliare i parlamentari eletti, promuovono anche i concorsi per mettere dentro invece delle persone non elette, il cui costo, rimando al blog di Machiavelli dove si può trovare un articolo in merito, il cui costo è comunque molto elevato e nel corso dei decenni arriverà a essere paragonabile a quello che è il risparmio col taglio dei parlamentari, fanno capire che alla fine non è veramente una questione di risparmio, no? Luigi Di Maio, grande sostenitore del referendum, ha fatto il record per lo staff più costoso di sempre alla Farnesina. Lo scopo appunto era un altro ed è quello antipolitico, andare contro la classe politica. Ora, io non voglio fare il difensore politico, ripeto, di una classe politica che sicuramente ha mostrato delle gravi mancanze, senza dimenticare che in democrazia la classe politica rispecchia chi la vota, perché possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma alla fine il voto lo danno i cittadini e se in Parlamento siedono delle persone anziché delle altre è perché sono i cittadini che in ultima istanza l'hanno scelta. Ci ho detto quali sono le ragioni, quali erano le ragioni del no. Le ragioni del no sono che il Parlamento italiano diventa poco rappresentativo. Adesso qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma a me che mi importa della rappresentatività? Sembra un termine tecnico, sembra una cosa molto lontana dal reale, ma in una democrazia rappresentativa invece è centrale. È centrale sia innanzitutto per chi si trova magari in una posizione minoritaria. Facciamo un esempio molto semplice. Se un partito ha il 5% dei voti,
che il Parlamento sia composto da 1.000 persone o che sia composto da 10 è ovviamente determinante, nel senso che su un Parlamento numeroso avrà propri rappresentanti, su un Parlamento con poche persone non li avrà. Quindi un Parlamento meno numeroso significa che le posizioni minoritarie vengono tagliate fuori. Alcuni potrebbero giudicare positivo perché così i piccoli partiti vengono fatti fuori. Non dimentichiamoci che anche la Lega fino a qualche anno fa a livello nazionale era diventato uno di questi piccoli partiti che magari qualcuno avrebbe voluto tenere fuori dal Parlamento con qualche legge elettorale. Ma poi non è solo una questione di minoranze, è anche una questione di numero di parlamentari che vengono eletti, o meglio di quante persone i parlamentari finiscono con rappresentare. Cioè se un parlamentare deve rappresentare un bacino molto ampio di popolazione, quindi ha bisogno di molti voti per essere eletto, si verificano alcune storture. Si verifica ad esempio che la politica diventa poco accessibile, sia nel senso che per chi vuole scendere in politica, per chi vuole essere eletto, diventa più difficile, c'è bisogno di molti più soldi da investire, per esempio per le campagne elettorali, o viceversa, bisogna essere nelle grazie di qualche segreteria politica per essere inseriti in listini bloccati. E diventa poco accessibile anche per il cittadino che vuole riuscire a parlare con il proprio rappresentante. È vero, moltissimi magari non conoscono il loro rappresentante, ma moltissimi altri invece, soprattutto nei piccoli centri, riescono a parlare con il proprio deputato, il proprio senatore, a fargli presente quali sono le loro necessità. In un momento in cui un parlamentare rappresenta un enorme bacino di popolazione, non potrà dare ascolto a tutti e darà ascolto soltanto ai grandi potentati. Inoltre questa riforma sfavorisce anche la provincia rispetto alla città. In un contesto di, ipotizziamo, vengano reintrodotte le preferenze, il politico della grande città ha più possibilità, visto qual è il suo bacino elettorale, di ottenere molte preferenze rispetto a quello dei piccoli centri. Se i posti sono pochi, quei posti andranno ad appannaggio di coloro che vivono nelle grandi città rispetto a chi vive nei piccoli centri. Svantaggio questo per chi vive nelle province o nei piccoli paesi. Al di là di questo però, e si potrebbe aggiungere anche il funzionamento del Parlamento, quindi più parlamentare significa più persone che riescono ad agire dietro le commissioni, che riescono a vigilare su quello che fa il governo, intervenire laddove ci siano proposte di legge del governo o della maggioranza che non ci piacciono. Quello che mi preoccupa, e vengo al punto rapidamente, è questa tendenza a trovare dei meccanismi differenti dalla democrazia ed andare verso la tecnocrazia. E di oggi, mi pare di ieri, la dichiarazione di Grillo, dove dice che il Parlamento ormai è una cosa superata, che andrebbe anche forse abolita e sostituita da una grande piattaforma Rousseau. Il Parlamento in questo momento, con tutti i suoi difetti, che già abbiamo accennato, è comunque l'unica istituzione dove la volontà popolare riesce ad affermarsi, cioè noi votiamo e decidiamo chi mandare in Parlamento. Il popolo non decide chi governa in maniera diretta, non decide chi è il capo di Stato, in maniera, diretta, non decide chi sono, per esempio, chi siede né in maniera diretta né in maniera indiretta, non decide chi siede nella Corte Costituzionale o nella Corte di Cassazione o Corte d'Appello, che ad esempio è una cosa che invece c'è negli Stati Uniti. Lo citavo, gli Stati Uniti hanno pochi parlamentari, ma hanno poi quelle che le loro regioni in realtà sono degli stati che hanno ampissimi poteri, possono fare le proprie leggi, hanno i propri parlamenti, hanno veramente dei governatori, quindi molte più, hanno oltre quell'autonomia che qui in Italia ancora non si riesce a fare. E poi c'è ad esempio tutto questo ruolo di nomina politica anche della magistratura, che quindi non è un potere terzo, è un potere spesso politicizzato come è qui in Italia. Quindi noi il punto è questo, siamo andati verso la diminuzione della rappresentanza politica, che è lì dove si manifesta la sovranità popolare, senza del resto avere nessun altro tipo di correttivo, per cui i tecnici, gli apparati, le caste come quelle dei magistrati rimangono tutte al loro posto, strapagate, piene di privilegi, piene di un potere
che in qualche modo hanno anche preso surrettiziamente, violando quella che dovrebbe essere la separazione dei poteri in democrazia, l'unica casta, tra virgolette, che viene colpita è quella dei parlamentari, che con tutti i loro difetti, ripeto, però è l'unica casta, tra virgolette, che siamo noi cittadini a scegliere. Mi è venuto in mente una riflessione ascoltandoti. Sicuramente il Parlamento, non da adesso, ma anche quando ero ragazzo, i parlamentari non è che dessero, che fossero delle figure così affascinanti. Però, quando ho cominciato a seguire la politica, mi sono reso conto, per esempio, che i meno pagati tra i politici sono, per esempio, quelli che sono decisivi per la mia vita quotidiana. Un consigliere comunale in commissione può decidere se fare una rotonda o un semaforo, quindi può cambiarmi la vita e non è poco. Quindi ti chiedo, Daniele, a parte gli ideali o le ideologie, eccetera, eccetera, forse e anche attraverso quello che dicevi, no? L'elezione diretta sia magari dei giudici, soprattutto poi il maggior potere a quelli che in America chiamano governatori e anche comunque alle realtà locali, forse è lì che dobbiamo guardare chi è sfiduciato dalla politica, forse è lì che dovrebbe guardare. Come faremo se non ci fossero i consiglieri comunali, se non ci fossero i sindaci, se non ci fossero anche sul regionalismo, ognuno poi può fare dei pensieri, ma se non avessimo una forma di potere che ci rappresenta e che governa e che amministra il nostro territorio, sarebbero, io dico, provate a immaginare, saremmo nei guai grossi perché comanderebbe quello che ha più soldi e se gli va bene il semaforo, anzi, se magari gli va bene chiudere quella strada che per me però è importante per andare a lavorare, quello che mi chiude la strada. La sto buttando, non voglio buttarla in cacciara, però. Forse, ripeto, lì, quelle realtà lì ci potrebbero far capire ancora meglio quanto sia necessaria e indispensabile la politica. Sì, è un utile paragone, nel senso immaginiamoci se ancora non ci fossero, come era un tempo, se il sindaco della città fosse un funzionario nominato a livello centrale e quindi se alla fine i cittadini non avessero nessun potere di decisione sul loro paese, sulla loro città. La stessa cosa vale per lo Stato, che ci piaccia o meno lo Stato centrale, che ci piaccia o meno la nazione, noi siamo in uno Stato nazionale in cui moltissime delle cose che influenzano la nostra vita, le politiche, l'economia, l'immigrazione e via dicendo, dipendono poi dalle decisioni che vengono prese in sede centrale. E com'è che noi riusciamo a in qualche modo avere un ruolo noi semplici cittadini, in una maniera indiretta riusciamo ad avere un ruolo eleggendo dei rappresentanti. Meno rappresentanti ci sono, più sono indeboliti, più sono delegittimati, perché poi c'è questa campagna che sicuramente pescherà anche su cose reali, ma che alla fine ha il suo scopo di dire che i politici, cioè i rappresentanti del popolo, sono in male, mentre guarda caso tutti gli altri apparati, quelli che non rappresentano il popolo, sono sempre buoni, bisogna sempre avere piena fiducia, no? Bisogna avere piena fiducia nella magistratura, bisogna avere piena fiducia nei funzionari, bisogna avere piena fiducia negli alti dirigenti, nei gran commi di Stato, quelli su cui non bisogna avere fiducia e che invece bisogna andare a colpire in qualsiasi modo sono i nostri rappresentanti. Ecco, forse io penserò male. Ma nel mezzo di vari governi tecnici, di gente che dice apertamente che bisogna rivedere il suffragio universale perché il popolo è becero e razzista e non deve votare, nel mezzo di cessioni di sovranità all'Unione Europea, all'ONU, convenzioni internazionali, adesso è stata votata dal Parlamento la convenzione di Faro per cui l'Italia si impegna a fare in modo che la nostra cultura non offenda quella di altre civiltà e quindi. Penso se non è già stato parlato su RPL lo si farà Sì, ne abbiamo parlato. ecco No, hai quindi fatto bene, Daniele, hai fatto bene, è un tema importantissimo. Abbiamo parlato ieri con un parlamentare leghista, ma è un tema che deve essere sorvegliato. Ecco, scusami, no, nelle europee sono appunto per dire in mezzo a tutte queste cose che influiscono e su cui noi non abbiamo voce in capitolo, lì invece i rappresentanti popolari ci starebbero bene e sono invece proprio quelli che vanno a essere tagliati, che vanno a essere colpiti e indeboliti. Tanto siamo in chiusura. Sento un rumore.
se c'è qualche problema. Vediamo. Non so. Mi senti, Daniele? Sì, io sento. Perché c'era un rumore di sottofondo che non so dell'origine. Volevo dire, mi è venuto in mente, no? Quando hai fatto un po' l'elenco, i politici sono i cattivi, gli altri sono i buoni. Per esempio, lo avrai presente, immagino, il caso di Bellomo, quello che preparava le donne ad affrontare l'esame per diventare magistrato, invitandole a indossare la minigonna, a praticare la fellazio, a farsi trattare come una schiava. Stavo immaginando mentre ti ascoltavo, pensa se fosse successo un rappresentante politico. E Bellomo non è eletto da noi, ma è pagato da noi. E quelle donne che sono diventate magistrate, delle quali non si può sapere nulla, anche qui ci sarebbe da farsi delle domande. Come faccio io a essere tranquillo se mi trovo un magistrato che è passato attraverso le grinfie di Bellomo? Che razza di persona è una che si fa condizionare in quella maniera? Come può essere titolata a esercitare la giustizia? Io sono seriamente preoccupato. Ecco, stavo pensando che se fosse accaduto con dei politici, ripeto, è la magistrata che è venuta fuori da siffatta preparazione, è pagata con i nostri soldi ed è pagata per tutta la vita. E fin dei conti il politico, magari dopo due elezioni, non ottiene più i voti e va a casa. Sì, è quello il grande potere che noi abbiamo comunque sui politici. Cioè, il problema non è... Vedi, c'è la famosa storia del marito che si avvira per fare dispetto alla moglie, no? Se c'è un problema con i politici, la soluzione non è certo dire please, eliminiamoli, noi che siamo del popolo, noi che magari non siamo dei milionari, dei miliardari, non siamo dei grandi figure, dei grandi potentati, che quindi abbiamo soltanto il voto, la democrazia come strumento per farci sentire, eliminiamo proprio quello che è il nostro strumento, perché c'è qualcosa che non ha funzionato, cioè si butta via il bambino con l'acqua sporca. Questo è assolutamente sbagliato, semmai invece cerchiamo di puntare su una migliore selezione nei quadri politici, ma questo si fa in primis con l'impegno di tutti, cioè io penso che molti di quelli che hanno deciso, non voglio assolutamente colpevolizzare chi ha votato per il sì, perché capisco la frustrazione davanti a certe cose, lo capisco benissimo, però penso che molti di quelli che hanno votato per il sì sono persone che solitamente non vanno a votare o si interessano poco di politica. Ecco, se tu per tutta la tua vita ti disinteressi, disimpegni, non segui una cosa, poi andare a impedire agli altri che magari invece la seguono, che si impegnano in quello, di eleggere i propri rappresentanti, non è forse il comportamento più giusto. Serve l'impegno di tutti, serve anche una responsabilizzazione dei politici tramite il nostro voto. Se adesso noi non abbiamo le preferenze, se la gente che sta nel listino bloccato non ci sembra giusta, si voti qualcun altro, oppure ci si iscriva a un partito e si faccia politica all'interno del partito, cercando di appoggiare le persone più giuste. Laddove ci sono le preferenze, si votino le preferenze, non perché magari ci si aspetta un favore da qualcuno, ma perché si dice questo secondo me è più onesto e più competente. Ripeto, tutti quelli che siedono in Parlamento, che siedono in Consiglio regionale, che siedono in qualsiasi posto politico rappresentativo, li abbiamo votati noi. Allora, se quella persona non è brava, la colpa è dei cittadini, non è la colpa di una politica che sta nell'iperuranio e che va, diciamo, di un'idea che si muove di per sé. La rappresentazione del popolo, lo strumento della sua sovranità è essenziale, non è quello che va colpito. Riflettiamo invece su quello che facciamo e cerchiamo di migliorare questa classe politica. Nel momento in cui nel frattempo però il Parlamento si è tagliato, perché gli illuminati neocostituenti grillini hanno deciso così, cerchiamo adesso però dei correttivi. Dicevo, nuovi spazi di democrazia si possono trovare, partiamo ad esempio dal cercare una riforma in senso presidenzialista, se ne è parlato da tanto tempo, sarebbe il momento di farlo. Speriamo che invece non ci propongano ad esempio una legge elettorale proporzionale, il cui unico scopo è quello di rendere totalmente ingovernabile il Paese. Per inciso, meno parlamentare significa anche che ogni singolo parlamentare avrà una maggiore influenza, cioè se tu prima volevi fare il trasformista di turno, quello che magari esce dal suo partito, fa il gruppetto di responsabili per fare il ribaltone, come è successo purtroppo spesso nelle legislature degli ultimi 20 anni,
Ecco, prima ci voleva un certo numero di responsabili, tra virgolette. Adesso ne servirà un numero minore, perché sono minori parlamentari, e quindi saremo più in balia di questi trasformisti e di questi parlamentari umorali che potranno magari decidere di togliere la fiducia alla maggioranza per cui sono stati eletti e passare con gli altri per interessi che noi non conosciamo. Ecco, giustissima osservazione anche questa, purtroppo abbiamo sforato e devo chiudere. Grazie allora ancora a Daniele Scalea, Presidente del Centro Studi Machiavelli. Grazie e risentirci presto, Presidente. Grazie, buona serata.